Emanuele Boccardo è uno dei più accreditati per accedere alla fase dei ballottaggi nel comune termale. Proveniente dall'esperienza del primo rock, il suo motto durante tutta la campagna elettorale è stato il cuore e l'orgoglio. Allora, la bellezza del primo rock è che un gruppo di persone molto numeroso, di normali cittadini, si è alzato in piedi, si è stufato di non reagire, di subire in silenzio e ha organizzato quello che ad oggi è un presidio di grande efficienza che continua ancora, che rappresenta ordine e civiltà. Non c'è una foglia, non c'è una cicca, abbiamo i vici chimici e trasmettiamo un messaggio di quella che riteniamo essere la nostra civiltà, quella che vogliamo difendere. Quindi una civiltà fatta di ordine, fatta di buona educazione, fatta di senso civico. Da lì abbiamo fatto un normalissimo percorso al nostro interno, ci siamo anche resi conto dopo un paio di mesi che eravamo lì che non potevamo non giocarci la partita delle amministrative, nel senso che correvamo il rischio di stare lì dei mesi per nulla se un'amministrazione fosse stata eletta contraria alle nostre idee, ai nostri principi, e da questo sono nate le nostre civiche, che saranno tre alle prossime amministrative, e da qui sono nate poi le nostre alleanze dal punto di vista politico con i partiti che hanno delle idee simili alle nostre, se non identiche. A sostenerlo tre civiche. Abano dice no, turismo è lavoro e Abano città sicura. E due liste di partito, Lega Nord e Forza Italia, i cui esponenti maggiori, Mara Carfagna, Roberto Marcato e Matteo Salvini, sono giunti a sostenerlo. Emanuele Sindaco significa molto semplicemente che prima vengono gli italiani e poi. Noi siamo il centrodestra di Abano e noi siamo la civiltà del fare. Qualcun altro predica invece la civiltà del diritto a tutto, senza dare mai niente, ma non siamo noi. Grazie.